Siamo di nuovo a Milano per il secondo convegno sull'intelligenza artificiale in oncologia. È stato un grande successo, è uno dei tre pillar della ricerca di questo istituto, insieme alla biologia molecolare, il Tumor Molecular Board e il metabolismo come approccio al cancro. Tutte queste tre cose si intersecano tra di loro perché in questo momento curare i tumori ha come background un grandissimo studio della biologia della malattia. Ci sono moltissimi farmaci che hanno un'indicazione che è orientata alle caratteristiche della malattia e tantissimi quesiti che nascono perché stiamo mischiando metabolismo, microenvironment, cellule tumorali, condizioni del paziente e tutte queste cose sono molto difficili da interpretare per l'oncologo che poi deve definire la strategia del singolo paziente. Quindi noi contiamo attraverso questi congressi di produrre delle informazioni e anche di acquisire degli strumenti per facilitare i percorsi e che solo grazie all'intelligenza artificiale probabilmente potremo ottenere.